costituente, la democrazia e chi ce l'ha. Buonasera a tutti, sono Gennaro Varone, sono magistrato presso il Tribunale di Pescara. Ho iniziato a interessarmi per caso del problema della moneta unica e credo che il vero problema sia che siamo qui in pochi a parlare del problema, nel senso che sono convinto se tutti i cittadini italiani, la maggior parte, sapessero le cose che verranno dette qui oggi e ne avessero davvero coscienza, questo sistema non durerebbe neanche 5 minuti. Diciamo, i grandi cammini si iniziano con i piccoli passi, quindi da qualche mese anch'io ho deciso, come gli amici che sono seduti qui dietro, di nel mio piccolo girare dove posso le città italiane a portare la mia esperienza e il mio contributo. Allora inizio dandovi due notizie, quelle riservate, di quelle che si comunicano agli amici quando si sta un po' tutti quanti insieme. Sì. La prima è che siamo in crisi economica, lo sapete? E la seconda è che in Italia non c'è lavoro. E questo l'ha scritto in un Twitter il primo ministro Renzi qualche giorno fa, no? Ha detto in Italia non c'è lavoro, dobbiamo fare quindi la riforma del lavoro, come se il lavoro si potesse creare per decreto legge. E poi c'è stato Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, che ha detto che il problema è che dobbiamo crescere, essere produttivi e diventare competitivi. Vi riecheggiano un po' queste frasi. Dobbiamo crescere e diventare competitivi. Questo è il problema che abbiamo, secondo Draghi. Quindi io immagino che nella mente di Draghi si materializzi un mondo del tipo che descrivo adesso. Secondo Draghi il mondo funziona così: io entro in un bar e vedo il barista che freneticamente produce un caffè dietro l'altro e cerca di farli sempre più buoni, sempre più aromatici, sempre migliori, e ne produce tanti alla fine, alla sera ne ha fatti una quantità infinita. Secondo voi la ricchezza del paese è aumentata? Ma questo barista semplicemente buttato nel 1500 caffè. Qual è il punto? Sappiamo invece benissimo noi, per esperienza diretta, senza bisogno di entrare in questo mondo onirico, che se noi entriamo in un bar, il barista ci fa un caffè, se noi lo chiediamo, non lo paghiamo, altrimenti il barista il caffè non lo fa. Allora il problema non è un problema che dobbiamo crescere e diventare produttivi. Perché che cosa produciamo a fare se nessuno compra i prodotti che produciamo? Il problema allora è che un barista non fa il caffè se non c'è qualcuno che glielo paga. Quindi il problema non è un problema di aumentare la produzione o di fare il caffè sempre più buono. È il problema che noi non abbiamo soldi per comprare il caffè. E se non ci sono soldi, non è che l'economia può crescere a chiacchiere o per decreto legge. Se il reddito nostro è diminuito, l'economia soffre. Quindi noi non abbiamo un problema di produzione, ma abbiamo un problema di domanda e quindi di reddito. Allora, per capire quello che accade in Italia, non bisogna partire dal punto 1500, bisogna partire dal punto zero, chiedersi: ma perché non abbiamo reddito? Perché non c'è moneta? La risposta è molto semplice. Perché entrando nell'euro, ora io semplifico un po' il discorso, ma per essere comprensivi, entrando nell'euro lo Stato ha rinunziato a stampare moneta. Lo Stato italiano non batte più moneta. Lo Stato italiano, se vuole moneta, la deve chiedere in prestito, così come facciamo noi quando abbiamo bisogno di un mutuo bancario. D'accordo? Ora, se lo Stato non può battere moneta, la deve chiedere in prestito, vuol dire anche che la deve restituire. Se lo Stato deve restituire la moneta, da chi la prende per restituirla, secondo voi? La prende da noi, con le tasse. Allora, facciamo questo esempio. Supponiamo che
lo Stato, per pagare gli stipendi dei pubblici dipendenti, per costruire un ospedale, una scuola, un tribunale, quindi per rendere i servizi che lo Stato deve rendere, spenda 100. Questa è la spesa pubblica, d'accordo? Quella che molti chiamano spesa pubblica improduttiva. Questa spesa pubblica è davvero improduttiva. Questa spesa pubblica nel bilancio dello Stato si scrive con un segno meno, perché sono soldi che escono, ma nel nostro bilancio, nelle nostre tasche, si scrive con un segno più, perché sono soldi che entrano nelle nostre tasche. Quando lo Stato costruisce un ospedale, paga l'impresa e quindi gli operai che hanno costruito l'ospedale. E questi operai che sono stati pagati dallo Stato useranno questi soldi per comprare appartamenti, macchine e i famosi caffè. Lì sì che il barista può sfornare un caffè dietro l'altro, perché un cliente dietro l'altro entra nel bar a comprarli. Ma se nessun cliente entra nel bar, il barista rimarrà fermo. Ma lo Stato una volta poteva stamparli da solo questi soldi. Oggi deve chiedere in prestito. Questo è l'euro. Ma se lo Stato questi 100 che ha usato per costruire le opere pubbliche li ha chiesti in prestito, ha interesse, deve anche restituirli. Quindi che fa? Ha dato 100, ha immesso 100 nel circuito economico della comunità e alla fine dell'anno, per pagare il debito, riprende 100. Questo è il pareggio di bilancio. 100 meno 100 fa 0. Quindi nelle nostre tasche è rimasto 0. Questa è la causa della crisi economica. Non abbiamo più moneta nuova che entra nel sistema. Se lo Stato invece immette 100 e prende 97, questo significa che un 3% resta nel circuito economico. Ci siamo? Sono stato chiaro fin qui? Questo 3 che resta nel circuito economico è quello che viene chiamato deficit pubblico. Ci fa una testa così, c'è il deficit, c'è il debito pubblico. Questo deficit, ancora una volta, nel bilancio dello Stato compare con un segno meno, perché sono soldi che lo Stato ha dato e non ha preso indietro. Ma nelle nostre tasche, nel circuito economico, è un meno o è un più? Questo 3 è il denaro che è rimasto dentro il circuito, è quello che fa girare l'economia. Voglio dire, quello che per lo Stato è il deficit pubblico è la nostra ricchezza. Se lo Stato non può fare deficit, vuol dire che noi non possiamo avere ricchezze e non possiamo andare a comprare i famosi caffè. Quando lo Stato stampava moneta, questo 3 che restava nell'economia era gratis, era denaro che lo Stato si stampava da sé praticamente a costo zero, e quindi era denaro nuovo che immetteva nell'economia. Lo Stato, dopo aver costruito ponti, autostrade, si riprendeva una parte del denaro, una parte la lasciava nell'economia, e questo denaro che restava nell'economia la faceva in qualche modo girare. Oggi invece lo Stato quel deficit l'ha preso a prestito, perché non stampa più moneta. Allora, sapete come funziona il prestito di Stato? Qualcuno lo sa? Il professor Padomani sul furore. Il prestito funziona in questo modo. La Banca Centrale Europea, che è indipendente dal potere politico, poi facciamo un cenno su questo, può stampare tutta la moneta che vuole, creandola dal nulla, da zero. Può decidere di stampare 1 miliardo di euro come 100 euro. Quando la Banca Centrale Europea ha stampato, mettiamo, 1 milione di euro, lo può prestare soltanto alle banche private, non può dare denaro agli stati. Quindi la Banca Centrale Europea stampa 1 milione di euro e lo versa a una banca, per esempio alla Banca Commerciale Italiana, facciamo un esempio così. Sapete oggi a che tasso di interesse la Banca Centrale Europea vende questo denaro alle banche commerciali? Allo 0,05%. Quindi per 1 milione di euro la BCE chiede indietro soltanto 500 euro. Sapete le banche commerciali a quanto vendono questo denaro agli stati? Perché poi gli stati il prestito lo chiedono alle banche commerciali. Quindi il denaro va dalla BCE alle banche commerciali e dalle banche commerciali allo Stato. Allora, quel 1 milione di euro che la banca commerciale ha chiesto in prestito all'interesse di 500 euro lo rivende agli stati all'interesse di 2,50 e ci incassa 25.000 euro.
Quindi il denaro che ha la banca è costato, sul denaro che la banca è costato 500 euro, la banca privata ci fa un ricarico di 24.500 euro. Sapete chi li paga questi 24.500 euro? Noi, con le tasse. Questo è il sistema dell'euro. Questa è la ragione principale dell'impoverimento della nostra società. Lo Stato ha rinunziato alla possibilità di finanziare la sua azione. È come se un capo famiglia entrasse in casa un giorno e dicesse alla moglie e ai figli: io da domani non lavoro più e non guadagno più neanche un centesimo. E quindi noi come viviamo? No, io il denaro lo chiedo a prestito. E chiederò a prestito denaro per tutta la vita. Una famiglia può vivere così, secondo voi? Così vive lo Stato italiano. E questa è la causa della crisi che viviamo. E questo Stato è ancora uno Stato repubblicano. Ora veniamo un po' al tema costituzionale, mi avvio alla conclusione. È ancora uno Stato repubblicano. Lo Stato repubblicano non è uno Stato qualunque. Essere una repubblica significa incarnare determinati valori. E innanzitutto il valore dell'intervento nella società per evitare che gli squilibri di fatto della società consentano a un uomo di prevaricare un altro. Questa è la Repubblica. La Repubblica, in base agli articoli che posso citarvi, a memoria della Costituzione, il 3 secondo comma, l'articolo 2, l'articolo 4, è non uno Stato qualunque, uno Stato che prende parte nella vita dei cittadini e interviene per dare risorse a chi le risorse non le ha, che costruisce ospedali perché chi non ha un jet per andare a New York a curarsi possa farlo gratuitamente. È uno Stato che tutela l'ordine pubblico affinché chi non ha i bodyguard privati possa uscire tranquillo per strada. È uno Stato che paga i medici del pronto soccorso perché se i cittadini hanno bisogno possano li rivolgersi, che crea le scuole perché chi non ha mezzi per istruirsi possa farlo senza chiedere prestiti privati. Questa è la Repubblica. Ora, io dico, il debitore che non paga il suo debito quando scade il termine commette un illecito, ma commette un illecito anche il debitore che, a prescindere dalla scadenza del termine, si pone fin dall'inizio in condizioni di non poter adempiere. Voi sareste tranquilli di sapere che la persona che avete prestato 100.000 euro sta vendendo tutti i suoi beni, si è spogliato del suo patrimonio. Repubblica, cedendo la sovranità monetaria, la Repubblica italiana si è spogliata della possibilità di finanziare la sua azione e di fare ciò che una Repubblica deve fare per essere tale. Un ultimo accenno e chiudo al problema del mercato del lavoro di cui tanto si parla oggi. Vi ho detto all'inizio, tweet del primo ministro: non c'è lavoro, quindi facilitiamo i licenziamenti. Ma anche mia figlia, che ha 16 anni, capisce che c'è qualcosa che non va. Ma come? Aumenta la disoccupazione e tu vuoi facilitare i licenziamenti? Dice sì, perché se le imprese possono licenziare, assumono più facilmente. Ora, io non sono un imprenditore, qui ce n'è uno, ma io credo che un imprenditore assuma un lavoratore se sa che l'aumento di produzione che deriverà da quella assunzione troverà un compratore disposto a pagare per avere quel prodotto. Il barista assumerà un collaboratore per fare più caffè, semplicemente se sa che quei caffè li venderà, altrimenti non lo assume. Quale datore di lavoro può assumere un lavoratore sapendo di poterlo licenziare? Soltanto, devo immaginare, quel titolare, credo, di supermercato che avendo necessità di sistemare i bombelli sugli scaffali, lavoro assolutamente più di specializzazione, ha bisogno per un mese di un lavoratore di fatica che faccia questo lavoro e quindi, anziché costringere i suoi dipendenti a farlo a costo zero, assume per un mese una persona che sistema i bombelli sugli scaffali per poi licenziarla. E secondo voi questa è la strategia che farà aumentare l'occupazione in Italia? La verità è un'altra. È che il datore di lavoro che può licenziare può dire al dipendente: guarda che quel lavoro che tu stai facendo a 800, io posso ottenere di farlo fare a quelli che stanno dietro di te, tutti disoccupati, a 700, ti va bene? No, te ne vai. Allora,
Il ragionamento che fa l'imprenditore è questo, e veramente mi avvio alla conclusione. Dice, siccome le mie vendite sono 10 e io pago 8, il mio ricavo è 2. Se io potessi vendere 10 e pagare 7, il mio ricavo aumenterebbe, sarebbe 3, è giusto? Ma questa è un'ottica, diciamo, non solo egoistica, ma soprattutto microeconomica. Perché questo ragionamento sarebbe vero, se fosse vero, che pagando 7 il proprio dipendente, quell'imprenditore potesse continuare a guadagnare 10. Ma non è così. Per la semplice ragione che questa legge non si applica soltanto a quell'imprenditore, ma a tutti gli imprenditori italiani. Allora, se tutti gli imprenditori sottopagano i propri dipendenti, chi avrà i soldi per comprare i beni del primo imprenditore? Quindi non è vero che se tu sottopaghi i tuoi lavoratori potrai continuare a vendere i tuoi beni allo stesso prezzo di prima. Perché? Perché meno paghi i tuoi lavoratori, più si riduce il reddito degli italiani, meno caffè compreranno questi italiani. E quindi tu dovrai, per vendere gli stessi prodotti, dovrai ridurre il prezzo. Quindi quello che prima vendevi a 10 dovrai venderlo a 9. E non abbiamo risolto assolutamente nulla. Un'ultima notazione e chiudo. L'ho fatta anche nello scorso convegno organizzato dal professor Moff, che ringrazio. Ma che succede se usciamo dall'euro? Questa è la domanda che in genere viene, no? Allora io rispondo così. A me sembra la situazione del malato terminale al quale il medico dice: ecco la cura per te, e prendi questa medicina e guarisci. Lo guarda e dice: dottore, ma se io guarisco poi mi dimette dall'ospedale e poi devo cominciare a vivere, ma mica è facile vivere, ma secondo lei io devo vivere? Grazie.